Salve a tutti amici di YouTube, oggi ci ritroviamo qua a fare il video con la nostra indimenticabile e intramontabile micro wash della Rex, o meglio Electro Zanussi, perché all'epoca era Electro Zanussi. Questa è made in Svezia, era prodotta proprio in Svezia. Questa in origine era la RLMW85, ma io ormai ho fatto nell'arco del tempo ho fatto diverse modifiche, quindi adesso oggi come oggi non è più corrispondente alla RLMW85, ma è diventata una RLMW 120J, cioè è diventata anche una jazziste, questo lo sapevate già prima, da sopra la vasca. Adesso sono ritornato a farlo invece dal soffietto. Vedete qui c'è l'ugello sopra, eccolo qua, quindi ha il suo timer originale, che è un timer ACO ibrido, un timer ibrido, e ho fatto qualche modifica su quanto riguarda invece il tasto esclusione centrifuga e riduzione centrifuga. Cioè vi spiego facendovi vedere, perché è tanto inutile. Eccolo qua, vedete? Allora, questo è rimasto invariato, cioè è l'antipiega, stop con acqua in vasca. Questo invece è un selettore, anzi un potenziometro, dove selezioni la velocità di centrifuga fino all'esclusione. Ok? Quindi, praticamente queste due funzioni indipendenti sono diventate un'unica, perché è diventata una regolazione di centrifuga, quindi posso ridurre la velocità o posso escluderla, quindi questi due tasti sono diventati praticamente un'unica funzione, che sarebbe il potenziometro, che regoli la velocità di centrifuga fino alla massima, che è 1200 giri, oppure escluderla. Ok? Questo è il tasto on off, e qui abbiamo le scritte dei programmi, delle lettere corrispondendo ogni lettera al vario tipo di programma o di ciclo che fa, che esegue. Spero che vedete bene, spero, perché sì, così. Ok, vi faccio una piccola panoramica. Ok, adesso faremo un lavaggio a 60 gradi, eccola qui, 60. E questo l'ho dovuto un po' riprendere perché si era sbiadito un po', le lettere iniziavano a essere tutte sbiadite, un po' non più tanto visibile. Adesso sto guardando se riesco a trovare il suo originale, ma non sta diventando abbastanza complicato trovare i ricambi per queste macchine, perché comunque insomma parliamo di prodotti che hanno minimo 23-24 anni, se no anche qualcosa di più. Allora andiamo a selezionare il nostro ciclo di lavaggio, che non è il B, ma andiamo su, non è l'A ma il B, che è lavaggio senza
prelavaggio, cioè lavaggio principale senza prelavaggio, B, come dice poi qui dal praticamente. Dalla nostra chiamiamola mascherina, anche se è ricavata dal cruscotto, e andiamo a chiudere il nostro blò. Ok, bene, adesso io posiziono giù la videocamera, ovviamente. Posiziono la videocamera. La luce cerco di metterla in un modo che non deve essere troppo, non deve dare troppo fastidio. Ok. E possiamo far partire il programma. Ecco qua. Intanto userò il detergente, il Denkmit, posto. Ne basta un piccolo misurino perché comunque non necessita di grosse quantità, anche perché è molto concentrato questo. E anche nel detersivo, oltre che molto efficace, è anche concentrato. Ci metto anche in aggiunta un po' di percarbonato. Però da qui che succede.
cercando di trovare una posizione più adeguata. Allora, per illuminare, forse così va meglio, mi sa proprio di sì. Che dite? Direi che va meglio, sì, molto meglio, sì. Come potete notare, è già partita la fase di riscaldamento. Questa lavabiancheria in origine montava una resistenza da 1600 watt. Poi l'ho sostituita perché quella che aveva praticamente era andata in massa, e ne ho montata una invece di 1400 watt. Tenete conto che è una lava biancheria, insomma, che i suoi annetti ce li ha. 2 anni fa io ho sostituito i cuscinetti. Non erano rotti definitivamente, però iniziavano un pochettino a fare un po' di rumore, leggermente, ma iniziavano. Allora ho fatto il lavoro, sostituiti con i nuovi, e via, e vedete che è una macchina veramente, è una piccola di grandi, con le grandi potenzialità.
Siamo sempre nella fase di lavaggio. È appena scattata sulla C. In questo caso, come potete ben sentire e notare, che fa delle pause più lunghe. E anche il movimento del motorino, sentite? Del motorino che fa scattare in avanti il motorino che fa scattare in avanti poi il timer, ma che fa girare poi le came, ovviamente allungato il giro, come insomma avrete sicuramente sentito. Scusate, ma faccio un po' fatica a parlare perché ho un po' di raucedine e bruciore di gola. E allora, scusatemi tanto, ma faccio veramente un po' fatica a parlare. Sì, siamo sui 45 gradi circa.
Siamo sempre nella fase di lavaggio, nella parte finale abbiamo superato la D, che la D starebbe per lavaggio breve, se uno che dura circa un 20-25 minuti. Abbiamo già raggiunto la temperatura, che siamo 57. Anzi, più che 57, diciamo 58. Questa è la parte finale del lavaggio.
Adesso siamo passati alle rotazioni intensive. 22 secondi di rotazione e 6 secondi di pausa. Raffreddamento acqua, o meglio cooling down.
scarico acqua. Carico acqua di fine lavaggio. Primo risciacquo. Carico acqua del primo risciacquo.
secondo risciacquo. Carico acqua del secondo risciacquo e centrifuga intermedia a 700 giri.
terzo risciacquo. E adesso prepariamo anche il nostro ammorbidente. Carico acqua del terzo risciacquo e centrifuga intermedia.
quarto e ultimo risciacquo con ammorbidente.
scarico acqua del quarto e ultimo risciacquo con ammorbidente e centrifuga finale a 1200 giri. Mille due.
Ok, ragazzi, e con questo abbiamo concluso il nostro video. Bene, rimettiamo termostato a zero, questo lasciamo qua e direi che ci siamo. Io vi ringrazio, lasciate pure i like sul mio canale se questo video vi è piaciuto o altro, e noi ci rivediamo nei prossimi video o magari in qualche diretta. In qualche diretta streaming. Ciao a tutti, ai prossimi video. Grazie.